MJ ha bisogno di me da Norman. Ascoltatori sostengono che la Sable, chiamata dal sindaco a nostra difesa, si comporti in realtà come un esercito di occupazione. Ma sentiamo una testimonianza diretta, prego. Mi hanno impedito di entrare in casa mia. Parlavano solo di quarantena. Io ho risposto, ok, lasciatemi passare, resto lì. Ma loro mi hanno puntato contro le armi e cacciato via. Non so dove andare. È una situazione inaccettabile. Ti prometto che presenterò il tuo caso alle autorità competenti. Le emergenze non autorizzano la sospensione dei diritti umani. Forse i rappresentanti eletti non vogliono lottare per te, ma J. Jonah Jameson non si tira mai indietro. A tutte le unità, alcuni fuggitivi hanno saccheggiato un deposito alimentare. Segnalazione da Douglas. Qui comando Sable, in attesa di aggiornamenti da Museum Mile. Comando, abbiamo fermato dei civili che si erano radunati violando la norma 237 della legge marziale. Restiamo in attesa di direttive. Attenzione unità, crisi con ostaggi in corso. Reato ancora in corso a Carnegie Hall. Squadra Sable, qui comando. Richiediamo aggiornamenti da Crazy Mansion. Pattuglia corazzata a rapporto. Nessuna traccia del bersaglio. Bene, MJ. Sono un paio di isolati. Chiama, in caso di guai. Grazie, Pete. Augurami buona fortuna. Ok. L'attico di Norman è all'ultimo piano, ma l'ascensore è bloccato. Devo entrare nella sala della sorveglianza. Non può farcela stavolta. Alle prossime elezioni verrà annientato. Può darsi, ma è sopravvissuta alla situazione. La sala di sorveglianza. Ma se entro, la guardia mi vedrà. I residenti sembrano alterati. Forse potrei fomentarli per creare un diversivo. Non può. Ho lasciato l'inalatore di sopra. Sono tenuti a lasciarti salire in caso d'emergenza. Un problema di salute mi sembra sufficiente. Davvero? Beh, allora andrò a parlare con la sicurezza. Ehi, lasciateci salire! Io ho un'emergenza medica! Oddio, non respiro. Devo tornare di sopra. Perché Osborne non è con noi? Questi problemi non lo riguardano? Il sindaco e i suoi amici fanno eccezione. Hanno appena lasciato salire uno dei suoi finanziatori. Ah, lo sapevo. È un'ingiustizia bella e buona. Forza! Se restiamo qui sotto finiremo per contrarre quella malattia. Consiglio di stare alla larga da receptionist. Ha una brutta tosse. Cosa? Non possono impedirci di tornare su! Dovrebbe funzionare. Oh, Jerry, vieni qui, abbiamo un problema. Se finirò per ammalarmi, vi farò causa. La porta della sala di sorveglianza è aperta. Non devo farmi scoprire.
Per favore, mantenete la calma. La Sable International ha quasi concluso i controlli. Ci era stato detto? È solo per la vostra incompetenza. C'è un allarme al minuto. E dov'è la tua pistola? Leila! Ho un paio di agenti della Sable da farti conoscere. Giuro che... Ma giurare altrove. Qui ci pensiamo noi. Ok, ok. Vado. Bel giocattolino. Devo farlo girare. Cosa diavolo è stato? Che bravo. Beh, alla Sable saranno assicurati, no? Ecco la sala della sorveglianza. Ma l'agente della Sable blocca il terminale. Mary Jane Watson, la super spia. Ora sblocchiamo l'ascensore. L'unico modo per sbloccare l'ascensore è attivare l'allarme antincendio. A mali estremi. Andata. Norman sta uscendo e l'ascensore è sbloccato. È il momento di salire. L'ascensore per l'attico. Ci sono. Norman e la Sable, puntualissimi. Trova il tecnico e licenzialo. Ronda completata, settore sicuro. Stupido e inutile pulsante. Le guardie di Norman se ne sono andate. Se nasconde qualcosa qui, la troverò. Attenzione, porte antincendio attivate. Diagnostica automatica in corso. Restate calmi. La porta resta chiusa per la durata del controllo. E questo cos'è? Wow, questa maschera è spettacolare. C'è una porta segreta nella parete. Chissà dove conduce. Progetti per un prototipo di maschera da battaglia che può rivelare le vulnerabilità strutturali. No, i favolosi ragazzi Osborne. Un tastierino dietro il ritratto di famiglia. Norman ama i film di spionaggio. Ora devo trovare il codice da inserire.
Planimetrie dell'appartamento. Dietro il ritratto di famiglia c'è un mucchio di spazio inutilizzato. Chi accetterebbe un simile spreco a Manhattan? MJ, sotto ci sono gli uomini della Sable. Staranno trasferendo Norman. Potrebbero vedermi. Per quello devi ringraziare me. Tieniti a distanza. Per ora dovrai essere al sicuro. L'ordine di produzione del tastierino. Pare abbia usato l'ultimo giorno di Harry come codice. Il giorno della sua partenza per l'Europa. Diagnostica ultimata. Nessun guasto rilevato. Porte antincendio disattivate. Norman sta per tornare. Norman ha chiuso a chiave la stanza di Harry perché resti immacolata fino al suo ritorno dall'Europa. Ma dove sarà la chiave? La città è in stato d'emergenza, ma questo non impedisce a Norman di avere abiti sempre puliti e stirati. Che eroe. Ehi, papà. Sto andando dal dottor Michaels per un'ultima iniezione prima del grande viaggio. Se ti andasse di vederci lì, mi porteresti il diario? Vorrei prendere qualche appunto sul giorno dell'addio. In più, so che... Non senti dirmelo spesso, ma... Beh... Grazie... per tutto quello che fai. Ti voglio bene. Wow. Era da parecchio che non sentivo la voce di Harry. Sembra... stanco. Speriamo che il diario sia ancora qui. Devo guardare in camera sua. La stanza di Harry, ma è chiusa. Chissà dove Norman tiene la chiave. Oh, mamma. Guarda come eravamo spensierati. Mi mancano quei momenti.
Da non crederci. Norman ama ostentare la propria ricchezza di fronte ai suoi ospiti. Qui prima c'era una foto. Chissà chi ritraeva. Norman e Otto. Wow. A quanto pare erano molto amici. Cosa avrà rovinato il loro rapporto? Emily, la madre di Harry. Lo prendevamo in giro perché la definiva la mamma più bella di tutta Midtown. Forse aveva ragione. Bingo! Sarà la chiave per la camera di Harry. Ma cosa... Non può essere per Harry, giusto? Perché non ci hai detto che eri malato? Manuali di giurisprudenza. Harry voleva diventare avvocato ambientalista, come la madre. Il diario di Harry. L'ultima pagina è del 18 luglio. Deve essere il codice della porta. Noi non dovremmo andarcene senza un piano. Noi? Voi resterete qui. L'antidoto è pronto. Io devo controllare la produzione. Sarà troppo vulnerabile senza di me. Mi sento molto più vulnerabile con te. Vado da solo. Non si discute. Squadra 2 in attesa. Ho bisogno d'aria. Pete, la cura di Norman è pronta. Ora si sta dirigendo al laboratorio. Puoi seguirlo? Non senza metterlo in allarme. Qualcuno ha corretto il caffè di Sable e ora i suoi uomini sono sotto doppio controllo segreto. Ok, tieniti pronto allora. L'ho quasi localizzato. Continuo a movimento, attendete.
avrei bisogno di un caffè. Meglio controllare. Come non detto, comando, settore sicuro. Ok, 18 luglio. Bingo. Molto inquietante. Devo trovare il laboratorio del respiro. Sembra il covo di uno scienziato moderatamente pazzo. Wow, Norman ha gusto in fatto di mappe. Sembra l'Upper West Side. Oh, queste sono tutte le proprietà della Oscorp. In pratica possiedono mezza New York. La posizione delle truppe della Sable. Sono ovunque in città. Norman tracciava i movimenti del dottor Michaels. Inquietante, ma comprensibile. Michaels coordina l'equipe del respiro del diavolo. Con questo dovrei poter localizzare il laboratorio del respiro del diavolo. Un edificio Oscorp pieno di agenti della Sable e frequentato dal dottor Michaels. Devo cercare una proprietà Oscorp ben sorvegliata che Michaels abbia visitato. Proprietà della Oscorp, ma niente Michaels o Sable. Non è questo. Incrociando queste tre condizioni, potrò individuare il laboratorio. No, non sono le condizioni corrette. Proprietà della Oscorp, ma niente Michaels o Sable. Non è questo. No, non sono le condizioni corrette. Proprietà della Oscorp, ma niente Michaels o Sable. Non è questo. Il dottor Michaels è stato qui, ma non c'è traccia della Sable. Non è quello giusto. No, non sono le condizioni corrette. Non ci siamo. Proprietà della Oscorp, ma niente Michaels o Sable. Non è questo. No, non sono le condizioni corrette. Bravo, bravo, bravo. E questa deve essere la squadra C. Il dottor Strom non è un esperto di robotica. Edifici commerciali. Wow, quanti edifici amministrativi.
La Oscorp sta puntando tutto sulla difesa. Incrociando queste tre condizioni, potrò individuare il laboratorio. Nessun movimento da parte di Van Adder. Sarà fuori città. Michaels è a capo dell'equipe del respiro del diavolo. Trovare lui mi condurrà all'antidoto. No, Norman non è così folle da tenere l'antidoto in un centro commerciale. Un edificio amministrativo sarebbe una copertura perfetta per il laboratorio. La squadra Alfa. Nessuna di queste incroci i movimenti di Michaels. Il dottor Michaels è stato qui, ma non c'è traccia della Sable. Non è quello giusto. Al laboratorio ci saranno un sacco di agenti della Sable. GR27 è il nome in codice del respiro del diavolo. Ci sono! Tra la decima e Cathedral. Non sarà? Ma certo, decima e Cathedral, il dipartimento degli archivi Oscorp. Il nascondiglio ideale per un laboratorio segreto. GR27, l'incidente Martin Lee. Che cos'è? Sì, ora sta registrando. Io sarò nella stanza accanto. Non temete, la cura ha solo bisogno di... Hopper, Yutenshi, te ho i pai mamatai. Sentite, mamma? Guarda, siamo su! Fatto! Mia mamma uscì! Aiuto! Per favore! Aiuto! Credevo fosse solo un consulto. Ma sembrava pronto. Io vado dentro. No, non puoi. È troppo tardi. Fate qualcosa! Aiuto! Aiuto! Oh mio Dio. Norman e Otto. Tutto è partito da loro e loro hanno creato Martin Lee. Questo mi serve. Ma cosa? No! Chi è là? No. No. Su, forza, forza, forza. Dannazione! Abbiamo visite, massima allerta. Pete, ho trovato il laboratorio. E non solo quello. Quanto sei lontano? Sono a due isolati. Fa un fischio e arrivo. Bene. Tieni caldo il motore. Ricevuto. Eseguo un sopralluogo. Forse c'è qualcuno, attendete conferma. Forse abbiamo compagnia. Abbiamo un potenziale problema, attendete. Non era nulla, riprendo la pattuglia. Meglio controllare. Qui non c'è niente. Riprendo la ronda. Perlustro il settore, tutto tranquillo. Comando, attendete.
sentito qualcosa. Qualcuno, attendete conferma. Abbiamo un potenziale problema, attendete. Movimento, attendete. Devo raggiungere il balcone. Guardatevi le spalle. Provate a capo. Pete, ci sei? Sono sull'Alex. Stai bene? Tra poco starò meglio. Angolo nord-ovest. Sei pronto? Aspetta, aspetta! Troppo tardi! Tocca a te! Tu sei matta! E tu sei incredibile! È difficile da metabolizzare. È rimalato. Norman e lì. Il dottor Octavius. Lo so. È tutta colpa mia. No, non ricominciare. Ora non sei più solo, Pete. Io e Miles penseremo al Fist. Tu cerca Norman. Trova la cura. Grazie, partner. Oh,